Bentornata Ciurma, oggi in un video un po' più personale del solito. Non potrebbe essere altrimenti del resto, perché ci troviamo a chiudere idealmente un percorso iniziato ben 4 anni fa, ai tempi di quello che era ancora Razzle's Channel, con la serie Strategia Nostalgia. Due episodi di quella rubrica, infatti, che trattava in sostanza i giochi strategici che maggiormente avevano segnato il nostro passato videoludico, erano incentrati sui primi capitoli della saga Desperados. Desperados Dead or Alive del 2001 e Desperados 2 Cooper's Revenge del 2006. Ora, dopo ben 14 anni di attesa, grazie a Mimimi Games, la casa di sviluppo balzata agli onori della cronaca per l'ottimo Shadow Tactics Blades of the Shogun, THQ Nordic ha deciso di riportare sui nostri schermi le gesta di John Cooper e soci, e di farlo in grande stile. Non con un sequel come molti si sarebbero attesi, ma bensì con un prequel che espande, per così dire, i confini territoriali della serie. Desperados 3 infatti non è nato come un'esclusiva PC, sulla falsa riga dei due predecessori, ma può essere giocato anche su PlayStation 4 e Xbox One. Sappiamo perfettamente come questo dettaglio possa far storcere il naso ai puristi della serie, in quanto adattare un titolo strategico al sistema di comandi di una console potrebbe nascondere non poche insidie. Ebbene, vi assicuriamo che se c'è stata una cosa che davvero ci ha colpiti positivamente di questo gioco, è stato proprio il feeling dato dall'uso del gamepad. Una piacevole sorpresa senza ombra di dubbio, tant'è che tutto quello che vedrete in questo video è stato realizzato giocando senza la classica abbinata mouse e tastiera, ma solo ed esclusivamente col pad. Nella build utilizzata per la nostra prova, che ci è stata offerta da THQ Nordic tramite PR di Mothership, abbiamo potuto testare i primi 6 livelli di gioco, che vanno a comporre il primo capitolo delle vicende narrate nella storia, e possiamo dirvi tranquillamente come Desperados 3 non sia soltanto un'operazione nostalgia, avendo mostrato un'ossatura solidissima, capace di offrire un'ottima esperienza per tutti gli amanti del genere strategico. In questo video vedremo insieme alcuni spezzoni di gameplay, ma senza però addentrarci in spoiler eccessivi, così da non rivelarvi sorprese o parti salienti della trama che riteniamo sia giusto possiate scoprire da soli, laddove decideste di acquistare il gioco. Partiamo subito con alcune considerazioni sull'impatto estetico del titolo, che ricordiamo è stato sviluppato da Mimimi Games interamente con Unity, proprio come Shadow Tactics. Partendo dal presupposto che anche i capitoli precedenti della saga non erano caratterizzati da uno stile fotorealistico, anche questo terzo episodio segue la loro scia, più specificamente però quella del fratellastro orientaleggiante. Desperados 3 ha sicuramente molte analogie con Shadow Tactics dal punto di vista grafico, mantenendo lo stesso buon livello di dettaglio nelle ambientazioni, nei modelli dei nemici, nelle animazioni, ed è veramente difficile trovare nelle vaste mappe di gioco una singola area che risulti scialba o priva di dettagli. Va detto in aggiunta che anche il comparto audio va di pari passo, contraddistinto da una colonna sonora di alto livello, un doppiaggio ben curato dei protagonisti dentro e fuori le cutscene, tutte realizzate con grafiche e inquadrature di gioco, e da effetti sonori pregevoli e in grado di accompagnare perfettamente ciò che accade sullo schermo. Better keep my head down. Wouldn't want to break any of these fine things. Tutto, nel level design, è studiato a tavolino, affinché l'esplorazione delle varie zone risulti piacevole e istruttiva ai fini del gameplay, permettendoci di elaborare dinamicamente la strategia attraverso la quale portare a termine la nostra missione. Capiterà infatti di scovare enormi massi da far cadere sulla testa di ignari nemici, architetture instabili da usare a nostro vantaggio e via dicendo. Spesso la scoperta di questi elementi ci porterà a variare drasticamente il piano d'azione fin lì attuato, ed è bello percepire come l'esperienza di gioco sia costantemente in evoluzione durante lo svolgimento della partita. In tal senso, in Desperados 3, non c'è nulla di predefinito obbligatorio, una strategia che sia migliore di un'altra. Tutto è nelle nostre mani, e il limite sarà dato dalla fantasia e dalla capacità di valutazione del giocatore, in un sistema dove elaborazione del rischio e velocità di esecuzione saranno sempre fondamentali. Veniamo quindi alle nostre impressioni sul gameplay, nudo e crudo. Va detto dal principio che l'ultima fatica di Mimimi Games non è un titolo semplice o che possa essere preso sotto gamba, in quanto, anche settando il livello di difficoltà su normale, perfino i più avvezzi al genere strategico si troveranno a dover pesare al centesimo ogni singola mossa, finendo spesso col commettere errori e col dover ricaricare la partita dall'ultimo checkpoint utile. Esistono punti di salvataggio automatico,
ma il gioco ci invoglierà all'uso di quelli manuali, che saranno perfino suggeriti dall'interfaccia, che ci ricorderà il tempo passato dall'ultima volta che ne avremo effettuato uno. Un consiglio, salvate spesso e salvate bene, perché specialmente nelle prime partite, lanciarsi in arrembanti sessioni one shot vi si ritorcerà contro inesorabilmente, facendovi perdere minuti e minuti di progressi utili. Una volta presa la mano con meccaniche e controlli, potrete cimentarvi in sessioni più impegnative, magari cercando di ottenere tutti gli obiettivi bonus più complessi, sempre a vostra disposizione per aggiungere pepe alle missioni della storia, che in questo capitolo tratterà gli eventi che diedero origine alla creazione della banda di John Cooper. Ci troveremo quindi a impersonare dapprima un John bambino, nel rapido tutorial che ci introdurrà alle basi del gioco, e poi, con l'avanzare degli eventi, faranno la loro comparsa volti noti per i fan di vecchia data, Doc McCoy e la bella Kate O'Hara, accompagnati da alcune new entry come l'enorme Hector Mendoza. Interessante come Mimimi Games abbia scelto di sottolineare ogni volta l'ingresso di un nuovo membro del party tramite l'uso di una missione ad hoc, ideata appositamente per permettere al giocatore di familiarizzare con le sue abilità peculiari. Questo fattore non va affatto sottovalutato, perché riduce drasticamente l'effetto di smarrimento che un nuovo giocatore avrebbe potuto provare, trovandosi a dover gestire troppe novità tutte in una volta. Avere una introduzione più soft, invece, ci permetterà di prendere confidenza molto più rapidamente, fattore che si rivelerà centrale per una buona riuscita nelle nostre imprese. Pur toccando picchi di difficoltà notevoli, come dicevamo in precedenza, spesso ai limiti del frustrante, Desperados 3 accompagna l'utente in un progresso di crescita, che col passare del tempo ci porterà a sperimentare combinazioni di abilità sempre più tecniche e rischiose. Gli sviluppatori hanno avuto il buon senso di non stravolgere nulla di ciò che gli affezionati della saga già conoscevano. Il loro lavoro è stato invece improntato allo svecchiamento di un brand, che come dicevamo era scomparso dai radar ormai da 14 anni. Ecco dunque che John Cooper tornerà a lanciare il suo coltello con impareggiabile maestria, il buon Doc McCoy potrà eliminare nemici da distanze siderali con la sua pistola a lunga canna e la bella Kate sarà in grado di sedurre e distrarre i nemici grazie alla sua avvenenza. Niente di nuovo da segnalare, o per meglio dire, niente di nuovo sulla carta, perché in realtà ciò che cambia dalle precedenti apparizioni della banda è la flessibilità con la quale il giocatore potrà mettere in atto i propri piani. Le mappe sono vaste, ricche di traguardi da raggiungere o bersagli da eliminare, e il fattore rigiocabilità risulta davvero elevato, soprattutto per gli amanti delle sfide, che si sentiranno motivati a confrontarsi con ogni obiettivo bonus. I comandi, come detto in apertura, rispondono bene, sia che voi usiate la classica abbinata a mouse e tastiera, sia che decidiate di completare il gioco con il vostro fedele gamepad. Il lavoro svolto da Mimimi Games per adeguare lo schema di comandi alle console è stato ottimo, e a nostro giudizio personale supera addirittura il feeling ottenibile tramite tastiera. Questo fattore non è affatto casuale, ma risulta intrinseco al concept stesso del gioco, che richiede operazioni rapide, spesso dovendo muovere più personaggi simultaneamente. È presente anche una sorta di pausa tattica, attraverso la quale pianificare le operazioni di più membri della squadra, per poi riattivare lo scorrere del tempo e far mettere in atto il piano dai personaggi coinvolti. Sarà possibile anche salvare questa successione di azioni in anticipo, per poi renderla effettiva nel momento più indicato, magari attendendo il passaggio di un nemico da un dato punto, e così via. Parlando di avversari, anche in Desperados 3 saranno dotati di un cono verde che ne indicherà la visione, che si tramuterà in giallo se incuriositi, rosso se allertati e viola se distratti dalle abilità del nostro team, o da elementi dell'ambiente che potremo sfruttare a nostro vantaggio. Gli NPC ostili che incontreremo durante l'avventura saranno divisi in classi, facilmente riconoscibili dal loro aspetto esteriore. Ci saranno i classici sgherri di bassa lega, facili da ingannare e da eliminare, per poi arrivare a ufficiali e membri elite che richiederanno abili manovre di aggiramento e che saranno molto meno propensi a cadere nei nostri trucchi. L'intelligenza artificiale, però, non brilla per spirito di iniziativa, spesso attivando sovrareazioni immotivate o dimostrando scarso interesse verso le nostre attività, quantomeno sospette. Si può dire che le guardie seguano uno schema mentale del tutto o nulla, già riscontrato in titoli del genere, ma anche in action ben più blasonati in terza persona. Dovessero notare qualcosa che non quadra, arriveranno in massa a controllare, da ogni angolo della mappa, e rinforzeranno i controlli in quella determinata area, ma come contro altare spesso si assisterà a scene grottesche di uccisioni poco oltre il loro campo d'azione che passeranno completamente inosservate. C'è da dire però che complessivamente la nostra prova è risultata pienamente in linea con quanto ci attendevamo dal gioco,
salvo alcuni passaggi dove la difficoltà pareva impennarsi a dismisura per scelte artificiose di level design. Volendo parlare di qualche altro difetto, la telecamera, pur essendo controllabile liberamente con rotazioni e zoom tramite lo stick destro, potrà generare zone morte che richiederanno diversi cambi di angolazione per poter venire a capo della situazione, o alcune interazioni predefinite, come saltare giù da un tetto in una zona o nell'altra, potrebbero risultare legnose con il pad, non riuscendo ad indicare rapidamente l'area designata. Dettagli di poco conto, però, in quello che a nostro avviso si è rivelato un titolo solido e intrigante, degno successore dei precedenti capitoli del franchise western di THQ, facendo tesoro di quanto già appreso dai ragazzi di Mimimi Games con Shadow Tactics. Ecco perché ci sentiamo di consigliare Desperados 3 a tutti gli amanti dei giochi strategici, così come ai nostalgici della saga, che potranno riunirsi a un John Cooper tirato a lucido e pronto a vivere nuove avventure nel selvaggio West. Troverete, come di consueto, tutti i link del caso in descrizione al video. Cosa aggiungere di più? Bentornato John, bentornato Desperados.